Porta Stabia è uno degli accessi all'antica città di Pompei, dove passava l'arteria commerciale che dal Vesuvio conduceva verso sud, verso Stabia. Una zona molto trafficata, ideale quindi per una tomba importante. Toghe virilis, fantastico. Magnum. Sì, et. Magnum et, sì. Vogliamo tagliare qui? Prego. Sembra una P. Populus. Popu. Allora, vai. Sì. Durante i lavori di ristrutturazione degli uffici della sovrintendenza, casualmente è emersa la base in marmo di quella che sembra essere una grande tomba monumentale, con un'iscrizione intatta di eccezionale lunghezza. Triclini, vedi che allora il verbo che era silduo, visto homines descumberent, sono è lo sdraiarsi sui triclini, quindi sono banchetti. Banchetti e spettacoli gladiatori. Fantastico. Adesso bisogna studiare. La tomba è 4 metri e mezzo più o meno, e quel rilievo è sui 4 metri. Quindi ci andrebbe benissimo. Per argomento, luogo del ritrovamento e dimensioni, l'iscrizione fa pensare ad un'altra famosa lastra conservata al Museo di Napoli. Una delle più importanti testimonianze di come si svolgevano i giochi gladiatori. Comunque per forza da qua viene l'iscrizione, il rilievo. Metà dell'Ottocento, da queste parti, non sappiamo dove, viene fuori un importantissimo rilievo figurato. Qui c'è solo il disegno fatto. Cioè che era una lastra con scene di giochi gladiatori. E qui ci sono tutti i personaggi musici, no? Che suonano accompagnando la processione. Poi sotto ci sono i veri e propri giochi. E sotto invece c'è quello che si chiama novenazione, se la caccia, che può essere o caccia di soli animali oppure di uomini con animali. Pompei era celebre per i suoi giochi gladiatori. L'anfiteatro pompeiano è un edificio enorme che poteva accogliere fino a 20.000 persone, praticamente l'intera popolazione della città. Un anfiteatro così ospitava spettacoli maestosi che attiravano spettatori anche dalle città vicine. Li organizzavano i cittadini più ricchi per conquistarsi il favore del popolo e il consenso elettorale. Questa tomba, allora, non può che essere quella di un pompeiano molto in vista. Cos'è che ti appassiona così tanto in questo monumento, in questa iscrizione? Ogni iscrizione ci dà un tassello di storia. In questo caso un'iscrizione su 7 righe per 4 metri ci dà veramente tantissime informazioni su un personaggio che deve essere stato il più importante personaggio degli ultimi anni di Pompei. Qui si capisce molto bene l'inizio, dice «Hic toghe virilis sue epulum populo pompeiano triclinis», eccetera. Cioè dice che il personaggio, quando è diventato adulto. Maturo, fece un banchetto. E qui dice una cosa straordinaria, invitò a pranzo tutta la città facendo in modo che ci fossero centinaia di triclini allestiti e in ogni triclino si banchettava per 15 persone. E lui fa anche spettacoli gladiatori, qui lo dice, ha fatto giochi gladiatori con addirittura, qui lo dice bene, 416 gladiatori, cioè una carneficina. Si legge benissimo, 416 gladiatori. Che cosa voleva dire per quell'epoca organizzare un così grande banchetto, offrire insomma un cibo, divertimento a tutta Pompei? Essere ricco, ricchissimo, e sponsorizzare eventi e manifestazioni. Era un po' il panem circensis. Sì. Quello diciamo dell'imperatore, in questo caso sono le elite municipali che portano a Pompei spettacoli straordinari che devono essere indimenticabili, tant'è che ne serve a memoria ancora la tomba. La tomba non è l'unica scoperta emersa in questa parte della città.
Grazie alle risorse messe a disposizione dal grande progetto Pompei, oggi possiamo avere nuovi indizi per conoscere meglio anche gli abitanti di Pompei prima di quel fatidico 79 d.C. Il Vesuvio entra in azione a mezzogiorno. Una colonna di fumo e materiali vulcanici sale verso il cielo e oscura la luce del sole. Nel pomeriggio, uno strato di cenere lapilli ricopre Pompei. All'alba del giorno dopo, il fumo lascia il posto a un'immensa colata di materiali incandescenti che si riversa a valle, seminando la morte al suo passaggio. Guarda quella, è una signora che è caduta qui nel vicolo degli scheletri, il braccio è sollevato e la mano è contratta. Questa è la classica posa cosiddetta del pugile che hanno di solito le vittime che muoiono per shock termico. Qui è chiaro che loro sono morti mentre scappavano su già cumuli di lapillo, e cioè quando pensavano che fosse cessata l'eruzione, perché nella notte del 24 a un certo punto la pioggia di lapilli finisce. E dopodiché arrivarono i flussi piroclastici, cioè la colonna eruttiva crollò e arrivò questa nube ardente di cenere, gas, ad altissima temperatura, si calcola fra i 300 e i 400 gradi, e li travolse. Loro sono tutti morti praticamente in un secondo. Quando l'eruzione finisce, tutto ciò che circonda il Vesuvio in un raggio di 15 chilometri è morto o completamente sepolto. Le città di Ercolano, Oplontis, Pompei e Stabia sono sepolte sotto decine di metri di cenere. Ma la speciale successione di eventi geologici che ha investito Pompei permetterà agli archeologi che la studieranno dopo la sua riscoperta di realizzare quei celebri calchi delle vittime che l'hanno resa famosa nel mondo. I corpi di quegli abitanti colti nell'attimo esatto della loro morte, che tanta emozione suscitano in noi oggi come la suscitarono nei viaggiatori dell'Ottocento. La successione degli eventi di quel giorno è ben visibile nel sito archeologico di Oplontis, nell'odierna Torre Annunziata, dove è stata portata alla luce un'importante villa di campagna del primo secolo a.C., oggi patrimonio dell'UNESCO. Accanto all'ingresso è visibile una sezione chiarissima dei depositi geologici dell'eruzione del 79 d.C. È cominciata con l'arrivo, vedete, di queste pomici, pomici bianche e pomici grigie che sono arrivate dal cielo. La colonna eruttiva del vulcano è salita fino ad altezze molto elevate di qualche migliaio di metri ed è cominciata a ricadere su tutta l'area vesuviana. Con l'arrivo delle pomici avevamo una continua ricaduta di proiettili anche molto grandi. Queste qui cadevano a temperature superiori agli 80 gradi, depositandosi sui tetti, ha cominciato a far crollare, cadere giù le strutture. Dopodiché arriva la colata piroclastica a temperature inimmaginabili, anche più di 200-250 gradi, ed è questa che ha fatto la maggior parte delle vittime. Sepolti dalla colata di fango incandescente, i materiali organici si sono decomposti, lasciando la loro impronta nello strato di ceneri sotto forma di vuoti. Questo qui è prevalentemente ceneri e gas. Adesso naturalmente è consolidata, è diventata durissima, e conserva le impronte dei grossi alberi. Una volta riconosciuti la presenza di vuoti legati, in questo caso ad alberi, ma in altri casi a persone, la colata di una malta liquida molto fluida di gesso all'interno dei vuoti ha dato la possibilità di creare dei calchi. L'idea dei calchi è di Giuseppe Fiorelli, il geniale padre dell'archeologia italiana, direttore degli scavi di Pompei a partire dall'Unità d'Italia. Una tecnica semplice, ancora oggi valida
se scavando si incontrassero nuovi vuoti lasciati dai corpi umani decomposti. Corpi come quelli riprodotti da questi calchi e raccolti in questo laboratorio nel cuore della città per essere restaurati. È un luogo segreto, riservato agli addetti ai lavori. Come molti altri depositi di Pompei, è ricavato negli ambienti di un'antica casa, nascosta agli occhi dei turisti. Questi calchi hanno elementi proprio che appartengono non solo al corpo umano, ma proprio anche ai loro oggetti. Qui non solo c'è la veste del bambino, tra l'altro di questo abbiamo fatto una TAC e viene fuori che all'interno c'è una bulla d'oro, cioè l'amuleto che portavano i bambini prima di prendere la toga virile, prima di diventare adulti. E quindi l'oggetto d'oro è ancora lì, immerso nel gesso che è stato colato per realizzare il calco della vittima. Uomini, donne, bambini, colti nell'attimo di ripararsi dalla lava, di fuggire o di abbracciare i propri cari. La tecnica dei calchi ha permesso sinora di comprendere la posa e a volte persino il ruolo sociale, rendendo visibili i dettagli del loro abbigliamento. Ma oggi le moderne tecnologie come la TAC e l'analisi del DNA hanno portato nuove scoperte. Una persona che è stata colta in questa posizione qui è caduta, è stata travolta mentre aveva il bambino in braccio. Il bambino è rimasto così, proprio sospeso. E chi, sappiamo qualcosa di questa persona? Sì, si pensava che fosse una madre con un figlio e il padre, perché quello è sicuramente un maschio, invece è venuto fuori dalle analisi che è un altro maschio. Probabilmente schiavi anche che portavano via in salvo i bambini della casa, cercavano di trovare salvezza andando verso il mare. I fuggiaschi sono stati trovati in queste stanze ancora chiuse al pubblico, in un piano nobile della casa completamente affrescata e con vista sul mare. Un mare che al momento dell'eruzione si era ritirato di chilometri e non poteva più portare alcuna salvezza. Altri che cercavano scampo verso l'uscita sono ancora lì, dove la morte li ha incontrati. Proprio sulle ultime ore di coloro che cercavano scampo dalla furia del Vesuvio, dallo scavo di Porta Stabia sono emerse altre novità. Se saliamo di qua, capiamo bene anche le dinamiche dell'eruzione. Questa è tutta la Pillo, eh? Qui siamo sulla Pillo, stiamo camminando sulla Pillo che ricopriva tutta la tomba e di qua invece c'è una novità su cui ci stiamo confrontando in questi giorni, che è una cosa mai vista a Pompei, ed è una strada con i solchi realizzata proprio sulla Pillo. Che cosa può essere? Decine di carri delle vittime, dei fuggitivi che scappavano da Porta Stabia. Porta Stabia è lì, qui la via fa una curva intorno al monumento. E la cosa interessante è che chi scappava, questa è la dimostrazione, scappava sopra 2 metri di Lapillo, quindi dobbiamo immaginare delle carovane di carri che cercavano di salvarsi. Che cosa ci dice questo segno, questa traccia di carri rispetto a quello che sapevamo prima, Massimo? Questa è la prima testimonianza sul terreno della fuga dei pompeiani. Non c'era documentazione di questo genere? Non c'era alcuna documentazione, perché sai, questa è una strato così sottile sulla Pillo che se non scavi con attenzione, stratigraficamente, non lo riconosci.